Genova, 105 Stadium, finale maschile, Toscana-Piemonte, dopo aver visto il Veneto infrangere il sogno della Cenerentola-Umbria, due squadre completamente diverse tra di loro. Gelmini fuori per Visconti, attacca Visconti vicino in avvicinamento e va a realizzare con la mano sinistra, 71 pari, 3 minuti e 5. Adesso sì che siamo al mini mini supplementare, ogni pallone pesa, si va sotto da Bucarelli, il capitano segna cadendo all'indietro, più 2 Toscana, partita entusiasmante qui al 105 Stadium. Siamo dall'altra parte con la palla nelle mani di Tommaso Baldasso. Baldasso prova a buttarsi dentro, ben marcato da Bucarelli, due capitani che si affrontano. La palla finisce nelle mani del numero 8, Riccardo Visconti, sbaglia la tripla, ma ancora il rimbalzo in attacco di Gelmini, che si dispera per non aver trasformato in due punti in questa occasione, ma porta a casa il fallo del numero 11, Filippo Creati. Per Gelmini ci saranno due tiri liberi a disposizione. Gelmini fino a questo momento 1 su 2 dalla lunetta. Secondi al termine, anzi 31 secondi e 7 decimi, 80 per il Piemonte, 78 per la Toscana. Immaginiamo quanto pesa questa palla. Ragazzi di 15 anni che si giocano il titolo nazionale al trofeo delle regioni, quello per le rappresentative, non lo scudetto per le società. Moretti isolato contro De Ross, è giusto che sia così. De Ross commette fallo e Moretti avrà due tiri liberi e il Piemonte non potrà andare fino in fondo perché mancano 26 secondi al termine della partita. Addirittura no, non abbiamo ancora capito chi rimetterà, sicuramente Cesani. Il taglio dentro di De Rossi, la ricezione difficoltosa, la palla fuori per Visconti che si arresta da 3 punti con lo step back. Riccardo Visconti, mamma mia! E la Toscana deve adesso spareggiare questa partita se vuole, perché ha 3 punti di ritardo. Moretti finta e tira senza ritmo, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Uno step back e un tiro senza ritmo, mamma mia, e sono under 15, eh. Toccata la palla da Creati, palla Piemonte. Proprio questa è la cosa più incredibile di questa partita, si tratta di due formazioni under 15 che stanno giocando da federali, davvero pochi gli errori di gioventù. 36 punti per Moretti, 86 pari quando stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di questo supplementare, ma non potrebbero non essere gli ultimi 2 minuti della partita. Gaie e De Rossi stasera credono di essere al playground di Corso Alessandria, perché stanno segnando canestri da playground. E anche questo runner che aveva messo dopo il fallo di Tiam era qualcosa di nuovo. Baldasso si mangia un canestro già fatto sulla magata di Visconti nella rimessa, l'aveva pescato sul taglio, poi va Visconti a commettere il fallo su Moretti. Non c'è bonus per Piemonte,